Cari amiche, cari amici, partiamo bene questa settimana con il nostro appuntamento con il bello della diretta special, dedicato ai personaggi famosi, chiaramente. Cominciamo proprio bene perché cominciamo con un nome altisonante ed abbiamo il piacere di averlo, ovviamente in video call perché siamo un po' distanti, sarebbe stato un problema averlo qui da noi negli studi. Il piacere di avere con noi Tito Schipa Junior. Eccolo qui che lo vedrete arrivare. Salve. Eccolo. Buonasera, buonasera maestro. Grazie dell'invito. Ecco, noi chiaramente siamo contentissimi. Questo è un programma che tra l'altro proprio questa settimana abbiamo altri ospiti illustri come Cristiano Popi Minellone, mio grande amico, autore. Abbiamo musicisti come Antonio Onorato. Insomma, ce n'è di gente bella, quindi il parterre si arricchisce di una persona come lei. Lei porta un La nome molto ringrazio. pesante, un nome Tito Schipa Senior, grande tenore che ormai fa parte della storia della musica italiana, della musica con la M maiuscola, dico sempre io, per nulla Sì, togliere la non musica solo di oggi. italiano. Dobbiamo dire che è così. E lei segue proprio le orme di suo padre. Io voglio solo iniziare, poi dopo ne parleremo, ma intanto solo per fare un puntino. Lei è stato il primo autore di un'opera rock, che poi sono venute tante altre opere, però la prima è firmata Tito Schipa Junior. Dunque, sì, per due versi diversi, cioè c'è stato prima nel 67, addirittura 1967, immaginate, un esperimento di formale, nel senso che un tentativo di creare un'opera rock, però con musiche non mie, cucì insieme 18 canzoni di Bob Dylan e al Piper Club di Roma debuttammo con qualcosa che in inglese che si chiamava Dan Alley, che poi è stata conosciuta come l'opera Beat, ed è quello che è riconosciuto come il vero primo esperimento di opera rock nel mondo. Poi sulla base di quel successo decisi di scriverne un originale e nel 70, 3 anni dopo, debuttava a Sistina con Orfeo 9, che di fatto poi finisce per essere la prima opera rock mai rappresentata su un palcoscenico, perché nessuna. E c'era Tommy, che era stata scritta pochi mesi prima, ma che ancora non aveva debuttato, sarebbe andata Dagli in scena al Who, Metropolitan. era quello Degli degli Who sarebbe Who, andata in scena. esatto, Sì, Tammy, quella. esatto, questo Condividevamo anche alcuni collaboratori in quel momento, lavoravamo insieme in pratica. Loro hanno debuttato però a Metropolitan nel novembre dello stesso anno, e invece noi a gennaio precedente. io, saranno i miei appunti, vedo che nel 67 c'era anche Penny Brown, Penny Brown leggo, era la protagonista, sì. esatto, di questo qui. Il musical si chiamava, anzi si chiama ancora perché esiste ancora, Orfeo 9. Come mai questo nome, Orfeo 9, Orfeo sì. 9? Orfeo potremmo capirlo, ma 9? No, Orfeo è sicuramente la conseguenza di una riscrittura del mito in chiave Esatto. contemporanea. O 9 perché è un semplice omaggio a una cosa bellissima dei Beatles che pochissimi ricordano o conoscono, che si chiamava Revolution Number 9, Rivoluzione numero 9, che sta nel disco bianco, il famoso disco bianco. È il penultimo pezzo del disco bianco. È una cosa che è talmente divertente, talmente spiritosa e talmente rivoluzionaria che gli feci questo omaggio. Copertina bianca immacolata, quella dei Beatles, la Sì, ricordiamo. Era un un disco LP, spirituale. perché allora si usavano gli LP ancora, l'epoca Sì, in cui si adesso ascoltava il tocca. vinile, quando veramente la musica aveva un calore e un colore da ascoltare. Quindi, però, Esatto. ecco, ora abbandoniamo un attimo Orfeo, del quale poi parleremo ancora, perché abbiamo anche un contributo, grazie a lei, abbiamo un contributo da vedere. Però parliamo un po' della sua vita. Lei nel 66 ha fatto l'assistente alla regia della mitica Lina Bert Müller, Sì, ho la cominciato con Lina famosa Bertolina, sì. Rita la Zanzara, come si soleva dire una volta, si chiamavano Musicarelli questi qua, no? Sì, insomma, anche quello poi ci fu la Non stuzzicate la zanzara, che era il sequel, come si direbbe oggi. Era il seguito, esatto. Erano sì, Musicarelli, ma mica tanto ingenui, nel senso che poi dal punto di vista tecnico c'era da imparare, perché si usava ogni tipo di stratagemma. Lina usava ogni tipo di stratagemma, faceva dei film complessissimi, non in apparenza, ma in sostanza. E Ecco, quindi è c'era stata una scuola anche il grande straordinaria. Giancarlo Giannini, che era il Sì. famoso, il maestro, il professore Giovanissimo, che del poi non film. era altro che una
Nessuno ricorda, nessuno si rende conto che era una riscrittura della commedia di Scarpetta, la famosa Santerella. È chiaro che Lina si è riferita a quello, ma nessuno se ne è mai accorto, evidentemente. Vabbè, ma o li chiamano remake, li chiamano. Sì, è un Ora remake ci siamo di. inglesizzati, oggi li chiamiamo remake. Ma tra le altre cose, ritornando al Piper, dove poi avete debuttato con Denali, come diceva lei, scegliendo anche 18 canzoni di Bob Dylan, lei ha fatto il presentatore al Piper, però, eh? Ho cominciato come presentatore e se non avessi fatto quello non avrei potuto poi fare l'opera beat perché tutto è concatenato dalle solite coincidenze straordinarie della vita in cui non possiamo assolutamente intervenire, vanno per conto loro e fanno la strada. Questo è Però lei ha continuato il lavoro di aiuto regista, no? Perché ha No, poi sono lavorato con De stato Lullo, Menotti e Squarsina, tra le altre cose. Esatto, sì, dei grandissimi, è Un stata una bel trio. scuola straordinaria. Qualche ricordo di quei momenti di aiuto regista? Cioè quando si calcano tipi di palcoscenici e non solo, anche di località particolari? Per uno con sacro fuoco, come avevo io quando avevo 20 anni, ovviamente per il teatro, trovarsi a cospetto di questi maestri e su quei palcoscenici, perché tra l'altro ho cominciato come assistente di De Lullo e di Squarsina al Massimo di Palermo, tutte e due volte, cioè stiamo parlando di teatri che sono delle leggende, che poi chiuse per un periodo infinito di tempo dopo quella cosa, però ecco, lavorare questi ricordi, poi la Scala, il Regio di Torino, cioè esperienze meravigliose che soprattutto mi hanno ricollegato al mondo dell'opera. In cui ero nato e l'ho ritrovato lì e mi ci sono rinnamorato per poi fare la sintesi con rock and roll. È successo perché è successo. E questo è Questo è. bellissimo. Si parla del teatro, attualmente in televisione sta andando un programma che sta rifacendo il volto al Teatro Sistina, che è stato secondo me il tempio del teatro per quanto riguarda i musical, per quanto riguarda un palcoscenico dove abbiamo visto degli, ma veramente fior fior di artisti di primo livello calcare No, assolutamente. quelle tavole lì. Uno dei patroni era Garinei, erano questi personaggi qui quelli che hanno scritto per molte, molte situazioni. Né quelli che Garinei mi hanno Giovanni. aperto le porte per il Orfeo 9, sono loro che mi hanno aperto le porte del Sistina, sono stati straordinari perché non eravamo proprio nessuno, però ci hanno dato fiducia e abbiamo cominciato così. Volevo fare una domanda un po' particolare. Lei viene dall'opera, ha detto prima, giustamente l'opera del suo papà, quindi è Certo. un'opera molto più classica, no? Come è balzato a quest'opera rock? Il suo passaggio da diciamo questi ascolti familiari da ragazzo, arrivare poi addirittura al rock? L'incontro fondamentale è stato quello con Bob Dylan, di cui poi incontro non personale, incontro ovviamente artistico tramite il suo lavoro. Ho scoperto questo autore, fino allora non mi occupavo praticamente di musica rock, ero soltanto come un ragazzo qualsiasi che va a ballare, non più di quello. E invece Bob Dylan è stata la scoperta di un autore straordinario che mi parve addirittura il Verdi della nostra generazione, infatti debuttammo al Piper con questi titoli sui giornali, hanno scoperto il Verdi Beat. È lo stesso tipo di persona, lo stesso tipo di autore, epico. Patriottico, rivoluzionario nel senso concreto e buono della parola, è un poeta che ci ha raccontati e rappresentati noi della nostra generazione come nessun altro ha fatto, ne potrà mai fare, è un punto di riferimento assoluto. Incontrando questo autore mi sono reso conto che anche nella musica rock si poteva andare a qualcosa di molto più profondo e anche adatto al teatro, nel senso che quelle erano canzoni che avevano un contenuto teatrale di vera e propria espressione drammaturgica dentro che mi ha ispirato a fare l'esperimento al Piper e si è rivelato vincente, infatti. Lei però in quest'opera rock ha scritto sia i testi che le musiche, ha fatto tutto lei, ha lasciato gli arrangiamenti a Billy Elliot, grande personaggio, A Sistina è vero? Bill Elliot, attenzione che poi invece nel film è Bill Conti, non bisogna confondere i due Bill.
È una Conti è radice tutto. Bill, però già il nome Bill è la radice di quello che succederà con due personaggi diversi. Lui conti è quello di Conti. Ora, tornando un attimino, io faccio un po' il salto un attimino, ma sempre legando. Lei si Sì. chiama Tito Schipa Junior, suo papà Tito Schipa, solo e basta. No, Tito era il nome d'arte di mio padre, si Ah sì, chiamava. nome d'arte, ecco. Sì. Io Quindi, sono però, Tito veramente. diciamo per quelli come noi, per il grosso pubblico, per il grandissimo pubblico, grandissimo nel senso di quantità, di estensione, lui era Tito Schipa. Quanto può pesare, domanda che faccio spesso ai figli d'arte, quanto può pesare positivamente e negativamente sul lavoro, sulla conoscenza, sulla celebrità? Infatti, visto che molto spesso la parola che usano nella domanda è peso, come sta facendo lei, io rispondo che è un macigno luminoso. Ecco, qualcosa che ti porti sulle spalle, indubbiamente, ma che poi ti dà una luce, perché è il più grande luminoso esempio di tecnica vocale, di intelligenza interpretativa che io abbia mai sentito in vita mia. Siamo davanti al più grande maestro di canto, non si tratta di un tenore, è qualcosa di molto di più. È proprio messo, è quello che Fred Astaire è stato per la danza, cioè il simbolo del bel canto in assoluto. Quindi è stato ovviamente. Poi però per fortuna, non so se per fortuna, ma la differenza di età era talmente grande perché lui mi ha fatto a 57 anni. Quindi la differenza era talmente grande che tutto sommato non me lo sono trovato proprio addosso, addosso come alcuni miei colleghi, tipo i figli di De Sica, eccetera, che se lo sono trovato proprio addosso, in vita con le conseguenze non sempre positive, ovviamente, che si possono avere. Peraltro, il fatto che non fosse così presente non mi ha facilitato nei rapporti con le strutture, ecco, perché se lui fosse stato presente, forse le cose sarebbero andate meglio. Insomma, è un bilanciamento, diciamo, negativo e positivo. Ecco, perfettamente. Io stavo continuando, l'ascoltavo perché potrebbe sembrare una domanda banale, ma abbiamo delle risposte sempre diverse dai vari personaggi ai quali chiediamo questo. Okay? È così. Quando poi si ha un personaggio dietro nella famiglia, genitore addirittura, di una caratura così elevata, è sempre un macigno, come giustamente l'ha definito lei all'inizio. Per fortuna io agisco nel suo stesso campo, ma in altra direzione, perché lui si occupava ovviamente di teatro musicale classico, io faccio teatro musicale contemporaneo, moderno, insomma. Quindi Furbizia o intelligenza? se avessi fatto tenore sarebbe stato un bel problema. Domanda, furbizia o intelligenza quella di fare l'opera ma in versione rock? No, no, è natura. No, Natura, proprio è venuto assolutamente, fuori. assolutamente, no, 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 per È fondamento scappato. dell'esigenza, assolutamente, non, nessuno stratagemma, proprio Quindi è l'ho venuto sentita. proprio così, di getto, spontanea questa cosa qui. Sì, era normale, dove ho sentito Bob Dylan, aver capito che ci si poteva fare un'opera con quel tipo di canto, con quel tipo di testi, con quel tipo di musica, ci sono messo. E anche nello stesso tempo, perché sono sempre stato un didatta in parallelo in tutte le cose che ho fatto, per dimostrare che si può ancora scrivere melodramma con i mezzi contemporanei senza dover per forza essere sempre museali. Bello, mi piace questo termine qui. Torniamo solo un attimo a parlare ancora di Orfeo, anche Orfeo inteso proprio come l'opera in questo caso. Il successo arrivò dopo 2 anni, viene anche realizzato un film dalla Rai, però purtroppo è Sì, stato trasmesso solo 3 anni in orario di basso ascolto. Non so, le è famose stato scelte. pesantemente censurato dalla Rai, che con un'azione di censura violenta che sia su di me che sul prodotto, che dura, se vogliamo, ancora adesso, cioè paghiamo ancora adesso le conseguenze di uno ostracismo feroce fatto È nei vero, confronti miei e dell'opera e di tutto quello che scrivevo, è vero, è ma vero. completamente in modo conseguenza di fraintendimenti totali, perché io scrivevo cose che indirizzate in una certa direzione e loro le leggevano proprio all'opposto, le leggevano al contrario, non so perché, ma questo succedeva e che vogliamo fare? Maestro, lei è attualissimo, Comunque. che quello che sta dicendo avviene anche ora, cambia poco, perché il contatto con gli artisti, come abbiamo, noi sappiamo che a volte li vediamo in Rai, li vediamo in Mediaset, e poi quando li incontriamo gli dico, ma tu sei qui, hai fatto questo, hai fatto, e dice, ma mi hanno invitato a parlare, mi hanno fatto dire solo questo.
e gli cambiano quasi il tutto. È già qualcosa, vi lascio parlare, perché a me mi hanno proprio messo il bavaglio, è un po' Proprio, diverso, insomma. ma io parlo di oggi, non parlo di allora. Quindi, come le dicevo, il parallelismo, chiaramente i tempi sono anche cambiati un po' e qualche parolina gliela lasciano dire. Noi abbiamo un contributo, grazie a lei, di Orfeo Nove a colori, perché come si diceva prima, l'Orfeo Nero è stato fatto, l'Orfeo Nove è stato fatto in un periodo in cui la televisione era in bianco e nero, quindi Sì. ci sono dei contributi, anche andando su YouTube li troverete anche tutta l'opera in bianco e nero, ma No, è grazie buttatela quella lì. al maestro Schipa abbiamo questo contributo a colori che chiaramente dura un'ora e mezza, non possiamo mandarla tutta, però prendiamo l'inizio, cominciamo a vedere come inizia e andiamo avanti per un po'. Regia, se sei pronto, vai, grazie. Va bene così? Ottima! Adesso il pianoforte, per favore. Ecco, io sono pronto. Dimmi che facciamo. Facciamo le tre note e me le annunci quando te lo chiedo. SP. Va bene. Segno dove andare, l'ultimo segno al vecchio muratore.
Maestro, sono rimasto colpito di aver visto una mia amica, tra l'altro, cantare in quel momento lì. Loredana? Loredana Bertè. Sì. Parlavo con il Ed registro e ho ero detto: indovina chi è quella lì? Lì dice: non ci sarei mai arrivato. E Loredana, quando inizi degli inizi. all'inizio, ma comunque in questa opera hanno collaborato Tullio De Piscopo alla batteria, tra le altre Sì, cose. che non era nel video, nel video dell'audio soltanto, il video era una comparsa. Sì. E Però l'audio invece è Tullio De Piscopo dall'inizio alla fine. poi abbiamo una voce inconfondibile di un certo Santino Rocchetti, che aveva Santino Rocchetti e Certo. i Rocchetti, la voce di Black Time, un suo pezzo firmato di allora, di quel periodo lì. Grande voce, che poi a volte queste persone qui vengono tenute poco in considerazione. Infatti lo troviamo nelle balere, è il nostro carissimo. Ma poi c'è, tra l'altro, i chitarristi Sergio Farina e Andrea Sacchi, infatti, cioè, non mi siete fatti mancare niente, devo dire la verità, di quel periodo lì. No, il cast era tutto, il cast e la troupe, cioè anche la parte tecnica era straordinaria, si era radunato miracolosamente un gruppo senza il quale non si fa niente, se non c'è il gruppo, se non c'è l'equipe non si va da nessuna parte, e quindi siamo stati fortunati anche in quello, devo dire. Sì. Mi devo anche, Grazie tra al l'altro. produttore, Mario Orfini, che era il produttore delegato, diciamo, il padre di Matteo, tra l'altro. Che fu lui che produsse il film mettendoci a disposizione tutti i soldi, non soltanto una parte, che per l'altro erano pochissimi, cioè era il costo di un film, un terzo di un film a basso costo di allora, un terzo di un Pensate, film a un basso terzo costo, addirittura. compresa la realizzazione della colonna sonora con un anno e più di registrazione studio con orchestra sinfonica, insomma. Si sente. Tra l'altro, non dimentichiamo il futuro premio Oscar che c'è stato lì. Era Bill Conti che ha fatto gli Conti. arrangiamenti, la direzione orchestrale, e sono andato anche lei da Stiere. A proposito di L'avete visto Stiere, adesso? ho visto un meraviglioso Moog che compariva Siamo all'interno. stati quasi primi, siamo stati primi a usare il Moog per Il la registrazione Moog, rock italiana. se non sbaglio, c'era anche un Rhodes, un Mac 3, come piano, oltre il piano Sì, classico. avevamo No, tutto perché quello che potevamo. faccio questo mestiere anch'io alle origini, ecco, perciò Vedo, mi ha affascinato vedo, subito l'Amplifender, c'è cioè in primo piano che compare. Cioè, diciamo che un attimino fatto così, effettivamente. Vedere veramente la musica, anzi vedere, ascoltare veramente, vederla nel senso del setticlavo quando veniva scritta la musica, e poi sentirla pulita e tutto, vabbè, sarà stato quel che sarà, perché era un video, quindi è stato pulito, eccetera. Però ragazzi, io, ecco, non vorrei, perché ricadiamo sempre la solita domanda con tutti i musicisti che vengono qui: come si può fare un paragone con la musica attuale? Non chiedo la risposta, maestro, non chiedo risposta, ma come si può No, paragonare il non si lavoro? può, non si può. Non si può perché mancano i modelli. Noi abbiamo fatto cose buone con il cosiddetto progressive negli anni 70 perché c'erano dei modelli giganteschi in giro per il mondo. E quindi era un tentativo di imitazione perché poi l'Italia purtroppo è sempre stata dal 600 in poi abbiamo solo imitato. E anche in quell'epoca imitavamo i grandi. Noi di originale nostro abbiamo solo l'opera, tutto il resto non è originale, non è italiano, tutto è stato sempre un'imitazione, dal 600 in poi. Prima no. L'arte figurativa e architettonica del Rinascimento è cosa nostra, È assolutamente. nostra. Ma dopo da allora, finito quello, noi abbiamo fatto l'opera e basta, tutto il resto è imitazione, sia nel classico, sia nel moderno, sia nella letteratura, sia nella pittura, tutto, tutto. Almeno questa è la mia opinione, poi forse molti non saranno d'accordo. No, ma siamo d'accordo. Io sono d'accordo anche sulla prog, degli anni, fine anni, metà anni 60, 70, è scoppiata anche in Italia. Abbiamo avuto degli esempi, oltre Certo. alle opere rock, abbiamo avuto gli Osanna, abbiamo avuto il balletto di Sì. bronzo, e i Moby Dick, insomma. Io vengo da Napoli, proprio da quella zona dove c'è stato un focolaio, chiamiamolo così, quando
proprio di Ma rispetto. gli Osanna dovevano essere loro il gruppo dell'Orfeo 9. Poi una cosa non andò in porto, eravamo pronti a registrare con loro in un primo tempo. Erano. Ma Iosanna, come musica, ancora oggi, dopo 50 anni, Iosanna, ne sono rimasti, diciamo proprio degli Iosanna, è rimasto solo Lino Vairetti e Sì, forse Lino, Giulietti vabbè, certo. Lino, però ecco, diciamo che poi ognuno ha preso una Comunque strada, vanno forte. però sta andando forte. Noi siamo proprio amici d'infanzia con Lino, vengono dallo stesso quartiere, veniamo dal Vomero, come si dice, no? Che era stato un po' là. Se non ci fosse Napoli in Italia non sarebbe l'Italia. Voi siete Io il massimo siete. la ringrazio non per campanilismo, perché lei ha detto una parola molto bella, cioè veniamo bistrattati, però molte volte vengono molte cose, molte idee nascono lì. Vedo tra gli appunti che mi ero fatto che c'è stato anche Renato Zero in questa opera qui. L'antagonista. Faceva il venditore di felicità. Faceva il venditore, cioè il serpente del mito, diciamo, no? Del mito di Orfeo. Magro com'era, come un'acciuga, sempre vestito di nero, me lo ricordo bene. Bravissimo, tra l'altro, fantastico, fantastico. Adesso non so se riuscite a trovarlo al volo, il punto, però varrebbe la pena di vederlo. E infatti, a Ci saperlo prima sarebbe. ci saremmo organizzati, non sapevamo Eh di sì, questo dovevamo video, organizzarci con i numeri. non sapevamo esattamente di questo video, altrimenti saremmo andati a beccarcelo del tutto. Andiamo avanti un attimino, sempre con gli Comunque appunti che mi posso dire sono. una cosa, posso suggerirvi, se riuscite a scorrere il video con il Sì. cursore, a un certo punto vedrete una scena con una corda, è una scena abbastanza lunga che dovrebbe essere facile individuare, con una corda che scorre sulle mani delle persone in primo piano. Ecco, subito dopo arriva Renato, quindi se riuscite a trovare quel punto della corda, poi riusciamo a vedere Ci proviamo, è vero, regia? Renato. Sta già col cursore andando avanti. Ecco, Diciamo un quarto, più o meno un quarto, insomma, dovrebbe essere, forse meno. allora, poi arriviamo al 71, al suo debutto come cantautore. Dico Ecco bene? i modelli. Io mi sono fatto cantautore per qualche anno proprio perché i modelli erano talmente clamorosi che non si poteva fare a meno di mettersi Di in prendere qualche uno a modo in campione, competizione. diciamo. Ho fatto anche un paio di cose buone, però di cui si parla ancora, però non era la mia natura in ogni caso, perché io sono un uomo di teatro, io devo fare teatro. Però lei partecipa alla mostra internazionale di musica leggera, che non è poco tra le altre cose. No, Diciamo otto che volte nella rassegna tecnica. il lato B della canzone, poi dell'altro è apparso nella colonna sonora del film Policeman di Sergio Rossi, che era del 69, tra le altre cose. Ma viene censurata, perché, maestro? Perché oggi farebbe ridere, oggi, per quello che sentiamo e ascoltiamo. Eppure gliel'ho detto, fraintesa esattamente come fu frainteso Orfeo 9, che era un gesto di accusa contro i pericoli della tossicodipendenza e fu letta come un'istigazione alla. Cioè, Addirittura proprio. l'opposto proprio. Altrimenti non ci avrebbero buttati fuori in quella maniera. E Bombà era una canzone d'amore, assolutamente una canzone d'amore che partiva, diciamo, con delle piccole metafore provocatoriamente assurde che sembravano il contrario ma diventavano quello, ma l'operazione era troppo difficile per le menti dei dirigenti di allora, per cui lessero al contrario come sempre e addirittura fui accusato di istigazione alla violenza e ostracizzato dalla RAI, non si poteva più Addirittura. trasmettere niente, né le mie canzoni né. Eravate molto avanti, a differenza dei puritani che andavano con la matita a cancellare le varie situazioni. Arriviamo al 73, pubblica l'album. Io sono contenente, tra l'altro, i suoi brani più noti, che Non siate soli e Sono passati i giorni. I testi rispecchiano sempre quella realtà dell'opera, o andiamo già in un'altra fase? No, no, i testi sono in fondo la cosa per cui io mi ritengo degno di essere ascoltato e soprattutto per quello che scrivo dal punto di vista dei testi, soprattutto. Tutto il resto viene di servizio, diciamo, compresa la musica, che magari so fare anche in maniera decente, ma è il testo che mi esprime però personalmente profondamente, in tutti i casi, sia nelle canzoni che in Orfeo 9. E infatti questa era la domanda, lei me l'ha anticipata, cioè lei tiene più al testo o più alla musica, abitualmente a un No, musicista. assolutamente al testo.
Come dicevano quelli del Settecento, la musica deve essere serva e non padrona dell'orazione. Io, vabbè, andiamo avanti, no? Quando si fa teatro, naturalmente. Beh, certo, che la musica esprime concetti dell'animo anche senza le parole, no? Sì, la musica, infatti io non sono un musicista puro, non lo potrei mai essere. Io sono un musicista teatrale che è un'altra roba, proprio un'altra cosa. E la musica del teatro deve assolutamente secondare il testo, È altrimenti chiaro, non ha senso. faccio un esempio assurdo, non me ne voglia male, come nei film muti che c'era il pianista che accompagnava le scene, no? Quindi praticamente si assoggettava a quello che vedeva. Sì, avrei voluto vedere cosa combinavano, perché deve Mamma essere mia, stato qualcosa. proprio. Sono veramente d'accordo anch'io. Noi siamo sempre in attesa quando la regia ha già trovato il Perfetto, punto in allora cui partiamo. c'è il È nostro. Quando vuoi una cosa regia, siamo tutto orecchio, anzi bellissima. tutto occhio. Sento dei canti dalla strada, dico servirà. Un raffinato venditore, esperto in rarità. Servitevi qui, comprate un fil, c'è la mia specialità, felicità. Date un'aggiunta alla nottata che trascorrerà. Se c'è qualcosa che vi serve, richiedetemela ed io capirò, mi rovinerò, ma chi vuole fornirò felicità. Studente scrupoli, gente, chi sa veramente quello che vuole, non ha più tempo. Non c'è mai stato tempo, solo felicità. Io sono felice, guarda. Più felici, bisogna essere più felici. Felici sempre un po' di più, buttati giù, solo una goccia basterà. Prendi questo fratellino, per il tuo bene, per quello che vuoi. Seguimi a me, nel fondo di ciò che sei, dove è vero solo ciò che vuoi. Che cosa voglio? Eccoci qua. Ci siamo goduti un Renato Zero, stavamo chiacchierando con la regia, loro sono giovani. Sono praticamente, nessuno di loro arriva a 40 anni, faccio il calcolo lei, maestro. Dicevo, ma è irriconoscibile, ma sicuro che è Renato Zero, ragazzi. È lui. Per me è il contrario, adesso faccio fatica a riconoscerlo, naturalmente. Maestro, ma lei ha portato i capelli lunghi? Fin da piccolissimo, fin da bambino, sempre stato un capellone. Era Adesso dopo. basta. Era d'obbligo per noi avere i capelli lunghi. Chi ne aveva lunghi lunghi, chi No, portava pancetto. la gente non lo sa che c'è gente che è stata uccisa perché portare i I capelli capelli lunghi. lunghi, È è difficile. vero, è vero. Oggi siamo tutti quanti col capello tagliato, perché comincia ad avere qualche
abbandono, diciamo, della No, poi giovane. invecchiano, i capelli lunghi invecchiano, questa è la ragione per cui li ho tagliati, per esempio, Sono sicuramente pienamente invecchiano. d'accordo. Lei pensi, maestro, che io fino a qualche anno fa avevo i capelli con la coda, la lasciavo, non riuscivo a staccarmi, però poi alla fine, come si suol dire, ho dato un taglio e non se ne parla più. Continuiamo avanti nel nostro discorso. Andiamo a una cosa molto interessante. Io le dico solo il nome e poi le dico il resto. Erdon Pasquale. Erdon Pasquale nel 76, Tito Schipa Junior fonda insieme a Mario Moretti il Teatro di Trastevere. Nello stesso anno vi presenta la sua commedia musicale L'Isola nella tempesta e inizia poi a lavorare a Erdon Pasquale, che è la rielaborazione dell'Erdon Pasquale di Gaetano Donizetti. Ottiene un notevole successo sia in Italia che all'estero, arrivando addirittura nell'83 ad essere rappresentata a Broadway in un adattamento curato da Joseph Papp. Io a questo punto ascolto lei, io ho dato la notizia, mi faccia vivere quell'atmosfera di quel periodo e quel momento. Intanto bisogna sapere chi era Joseph Papp. Joseph Papp era Joseph Papp. il produttore di Hair, niente di meno, che era il modello delle commedie musicali di quel tempo, e di Chorus Line, cioè Madonna, questo non lo sapevo, di Hair lo sapevo, ma di Chorus Line, di cioè. Chorus Line, Two Gentlemen of Verona. I più grandi successi di Broadway, il produttore era lo Ziffer del momento. Quindi, quando io mi sono, dopo quello che era successo in Italia, che era stato appunto lusinghiero, no? Stiamo parlando di una rimozione rock, folk rock di un'opera di Buffa, un'opera Buffa di Donizetti, che di per se stessa era già un musical, ante litteram, divertentissimo, trasformato in romanesco, perché l'azione si svolge a Roma. Con musica folk sotto, era diventato un musical, ancora adesso lo è, a disposizione di chiunque se ne voglia interessare. È qualcosa davanti al quale anche Rugantino fatica a stare all'altezza, ve lo dico senza false modestie, ma non l'ho scritto io, ma è di Donizetti. Quindi. Comunque, con questo long play realizzato in Italia, sono andato in. E quella l'avventura straordinaria, è quella che io mi presento a New York essendo assolutamente nessuno, un vucum pra, perché avere la differenza d'età con mio padre contava in questo senso, non è che io andavo lì figlio di schifo, non voleva dire niente. Mi presento sotto lo Shakespeare Theater, che è la sede di Giorgio Papa, della sua produzione, scusate. Prego. Non si preoccupi, il programma si chiama Il bello della diretta, per cui può Certo. capitare qualsiasi cosa. E vado a chiedere come uno qualsiasi, questo l'ho fatto io, non è che voi per caso, è assurda l'idea stessa che io sia lì senza essere nessuno, vado alla porta di servizio del Shakespeare Festival e dico, non è che possiamo, lui prende il disco, se lo porta il weekend. Arrivano i produttori off-Broadway, cioè piccolini, che volevano farlo, e noi diciamo no, vabbè, vado a riprendermi il disco, ve lo do, perché figurati se Joe Papp si fila a me. Ma quello se l'era portato in weekend, e lunedì riceviamo una telefonata. Joe Papp ha detto che sposta in avanti di 2 mesi Gad McDermott, cioè lo spettacolo nuovo dell'autore di Hair, e voi debuttate. Ma ditemi voi se in Italia è possibile una cosa del genere. Sì. È una cosa pazzesca, Manco di un pazzesca giorno proprio. spostano, neanche di un giorno, figurarsi di due No, ma mesi. soprattutto che uno vada a chiedere e gli si dica sì, senza nessuna, diciamo, nessun componente collaterale della richiesta. Non so come Ma stiamo dire. parlando di persone intelligenti e soprattutto che conosce il proprio mestiere, quindi invece in Italia bisogna conoscere l'amico di per essere poi accolto dall'altro, che a sua volta dice sì, ma Certo. vediamo se si può, però c'è da spendere, sappiamo un po' tutta la trafila, no, maestro? Però lei è un po' l'uomo dei primati, perché tra le altre cose il disco che è stato pubblicato su LP dalla RCA, ancora buon'anima RCA in via Tiburtina, quello è stato il primo triplo disco realizzato in Italia. Sì, Di rock, sì, di musica rock, di Don ovviamente, Pasquale, stiamo stiamo sempre parlando parlando del del Don rock. Pasquale.
Beh, dal punto di vista dei record, il disco di Orfeo 9 è in catalogo da allora, cioè non è mai più uscito dal 73 di catalogo, è arrivato alla 13ª edizione diversa, quindi anche questo è un record assoluto. Vorrei sapere quale altro disco non è mai uscito di catalogo per 50 anni. È una cosa assurda, ma è così. Beh, questo è un record che è positivissimo, ma proprio perché riguarda una cosa che funziona e non è che viene spinta, perché funziona anche perché. No, va per conto suo, non ci abbiamo nessuno dietro. Tutto quello che succede è merito delle persone che in questo momento mi stanno guardando. Sia che mi conoscano o che non mi conoscano, succede tutto perché loro si decidono a fare un passo. Loro si sono comunicati fra di loro e hanno ampliato, diciamo, il parco di pubblico che c'è su questa cosa. È ancora continua e vediamo dove arriviamo. Ma io sono convinto che lei è incuriosito moltissimo anche chi, diciamo, non la conosceva, oppure la conosceva solamente di nome, non che non la conoscesse, la conosceva solo di nome, ma sentendola parlare in questo modo qui, proprio schietto, proprio fuori dai denti, come si suol dire, si incuriosirà e chiaramente andrà a approfondire questa Lo conoscenza, spero. perché Comunque, quello che. veramente lascia sempre una scia di curiosità, no? Ancora, cioè, lei lascia, è come quello che dice, ti do questo, però il resto se lo vuoi te lo devi aspettare, no? È come se uno va a Il un nostro mestiere è concerto, quello. come se uno va a un concerto di cantante famoso e nell'arco del concerto questo gli fa un concerto da 10 ore e gli dice tutto, questo alla fine esce un po' rintontito e poi non va più, ma se uno dà un po' a pillole, come si suol dire, ti porta la voglia di risentire ancora. Spero che lo faremo anche noi, perché ora andremo a approfondire la conoscenza anche noi sulle parti musicali. Veniamo un po' al di Orfeo 9 comunque è a lagnato. disposizione, vuol dire il film di cui state vedendo dei brani è stato liberalizzato su YouTube dopo la nostra lotta anche in questa direzione, quindi è disponibile a chiunque lo voglia usare per qualsiasi cosa, cioè senza problemi. Ed Noi la è ringraziamo. Saremo i alta primi. definizione, ci sono i sottotitoli, casomai se lo mettete i sottotitoli italiani, perché ci tengo. Saremo noi a fare questo lavoro qui, siamo veramente interessati a questo. Allora, siamo al dilaniato. Perché dilaniato? Perché a metà degli anni 80 Tito Schipa torna Bob Dylan. Giusto, maestro? Sì. C'è questo ritorno a Bob Dylan. Lei aveva iniziato appunto nel 67 con l'opera pop della Nenore, dedicandosi alla traduzione in italiano dei testi delle canzoni del cantautore. Questo lavoro però si concretizza, leggo le note, nella pubblicazione di 3 volumi per l'Arcana Editrice con le sue versioni dei brani di Bob Dylan e in Dilaniato, disco che raccoglie alcune di queste canzoni arrangiate ovviamente da chi? Da Tito Schipa Junior, è giusto? Sì, con Roberto Righini. Diciamo che l'esperienza positiva su questi testi si ripete per 2 anni. Dopo, con la pubblicazione sempre per l'Arcana di un volume con la traduzione delle poesie di Come on Baby Light My Fire, ho detto il cantante, no? Alla Dico quale bene. sto lavorando proprio in questi giorni perché mi è stata commissionata la traduzione di tutta l'opera 1. Eccolo, guarda, Eccolo manca a qua, farla apposta, un Jim Morrison. Ecco, libro. parlavamo prima di uno strumento che era il Rhodes, che è uno dei suoni, pam, 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 Adesso vero? sto traducendo di nuovo tutto questo libro, più Mamma le mia. cose che ancora erano inedite. Maestro, comincio virtualmente ad innamorarmi di lei. Comincio virtualmente, ho detto, ad innamorarmi di lei. Permesso, virtualmente permesso. Perché, ecco, sto respirando l'aria che ho respirato sempre, no? Nel parlare con Certo. lei, questo studio si è trasformato in un ambiente dei miei tempi, anche perché siamo vicini quasi con l'età, quindi ci capiamo Sicuramente. perfettamente, senza andare oltre il normale. Negli anni 90 continua però la sua attività in vari campi, realizzando colonne sonore per film e spettacoli teatrali, ma lei non si ferma mai. Si è dedicata alla No, redazione di una a biografia di guardare suo indietro, padre, e questo è pure, importante, certo, in occasione del sì. centenario della Era nascita e lavorando come autore radiofonico. doveroso Suo fare padre. scrivere la sua biografia che non esisteva. Ci vuole parlare un po' di suo padre?
Che devo dire, mio padre è l'esempio purtroppo da un certo punto di vista luminoso e lampante, dall'altro catastrofico del fatto che l'ascolto è collassato, la capacità di ascolto è collassata. Sembra un'iperbole, non lo è. La gente non è più in grado di capire che cos'è l'arte del canto vera, che cosa fa un cantante quando fa i miracoli. E Schipa era così, Schipa è passato ormai alla storia come il più grande tenore di grazia di tutti i tempi. Tenore di grazia è una cosa speciale, vuol dire, non è un urlatore come tutti ormai. Il pubblico vuole ormai soltanto sentire gridare, tutto il resto non gli interessa. Un cantante, un bravo tenore è quello che grida più forte. E invece il canto era un'altra cosa, la delicatezza, la grazia, l'intelligenza, l'interpretazione. L'ironia e soprattutto la tecnica a livelli inconcepibili. Ma lei lo ascolta cantare e non se ne accorge perché la tecnica arrivata a quei livelli è come dicevo, come Fred Astaire. Lei lo vede ballare e dice: Beh, che ci vuole? Insomma, lo vedi così leggero, così facile in tutto quello che fa, eppure lui è il ritratto della danza sublime, superiore, tutti loro lo sanno. Le Fracci, Baryshnikov, tutti, dica il nome di un ballerino classico famosissimo e lei dirà sempre che la danza è Fred Astaire, per quella sua purezza assoluta che trascende i generi, che trascende i tempi. E Schipa era così, ma ci vorrebbero le orecchie per capirlo. Comunque, chi vuole studiare canto, se qualcuno ancora è interessato a studiare canto, veramente. Ascolti i dischi di Schipa, anche se imitarlo è dura, è molto dura. Cioè, siamo davanti a una scuola di altissimo livello, con 6 anni di studio, Imitarlo è senza. Ma dura, maestro, imitarlo è dura, ma si impara però, eh? cercare almeno, almeno tentare. Cercare di imparare. Ma esiste oggi l'umiltà e la modestia di ascoltare e imparare? Questo è il punto, sì, certo. Anche perché se non si capisce cosa si sta ascoltando è difficile. Perché una volta si dice come se si andasse a bottega, si andava a imparare. Noi, oltre ad aver È chiaro. studiato, chi può e chi non può aver studiato, però è stato il piccolo di molti musicisti andando dietro, seguendo, guardando e, Sì, come diceva un certo. mio amico, rubando, ma non nel senso di rubare, perché a volte vengono interpretate male le parole, rubando il mestiere, guardando, ascoltando, elaborando e poi dopo se lo fa suo. Oggi Certo. non mi sembra, anche io ho degli allievi ai quali io parlo proprio con cuore e mano, però non c'è più quella passione. Oggi c'è la fretta di arrivare, di comprare uno strumento costoso ed essere convinti di essere Jimi Hendrix, parlo di chitarra, no? Per dire un esempio. Certo. Ecco, senza sapere che sono anni e anni, ma non a fare le scale, eccetera. Le scale puoi fare anche a casa, andando su e giù. Faccio una battuta, però bisogna capire quello che fai. E questo Capire è. cosa fanno i maestri, soprattutto cosa facevano e fanno i maestri, capire quello. Ecco, qui lei mi ha dato un input per una cosa che la apro e la chiudo subito. Lei ha detto la parola maestri che insegnano, ma quanti realmente sono maestri e sanno insegnare? Quanti No, rovinano? il canto siamo a pezzi, sul canto Quanti siamo. ne rovinano? Quanti Sul rovinano le canto corde siamo vocali? proprio a pezzi. Ecco, Infatti questa è una. adesso si apre un'accademia a Roma che si chiama Tito Schipa, non a caso, intitolata, non mia, non è una mia iniziativa, perché c'è sempre gente che sa di cosa stiamo parlando. Quindi si apre adesso un'accademia, si aprirà intitolata a mio padre, a Tito Schipa, un'accademia di bel canto, che è diretta da una persona di cui mi fido moltissimo, Cristiana De Sidi si chiama, è una maestra che ho visto lavorare e ho visto qualcuno che sa cosa vuol dire cantare. E quindi speriamo di riuscire a comunicare qualcosa a chi vuole cominciare. Io mi occuperò di arte scenica, però non di canto io. Ecco, questa è una bellissima notizia che oggi funzionino ancora certe tipologie di scuole, che c'è chi crede ancora in questo metodo dove il bel canto, come l'abbiamo definito fino ad ora, non smetterà mai di esserci. Forse si assottiglia un po' il numero delle persone, ma probabilmente ne guadagneremo anche in qualità, considerando il mercato che ci offre oggi la piazza. Maestro, io farei ancora uno spezzone, tanto per rifarci le orecchie,
di Orfeo, sì. E poi torneremo qui per concludere e chiudere la nostra chiacchierata. Spazio alla regia. Va bene, grazie. No, 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 in fondo cerco solo una ragazza, la mia ragazza, la mia ragazza. Non è questa domanda così pazza, perché vorrei non essere qui, oh no. E la città guarda in petto, non c'è eco nel mondo, dove si può andare a gridare in eterno. Il reperto è da considerarsi perduto, resta sul mio errore di tecnica. Ogni padre viene rimproverato ad essere cieco. Con sguardo allucinato ha risposto: non ci sono più. Dichiara: la gente preferisce vivere anziché morire, non ha bisogno d'altro. Primi passi verso la messa a punto di una capacità militare ecologica. Ecco, bellissimo anche questo brano. Consideravamo le parole che ha detto lei, maestro, che è costato un terzo di meno di quanto era musicato. Vi siete fatto anche le scenografie voi, vi siete fatto i cartelloni, tutto? Tutto quanto, certo. Tutto. Io ho trovato questa fornace di mattoni abbandonata dove l'abbiamo girato, che adesso esattamente lì hanno costruito Saxa Rubra, sopra. E sopra adesso c'è questa Saxa Rubra. Comunque mi permette una civetteria, anche dal punto di vista registico, soltanto per far notare che quando abbiamo girato questa cosa, il concetto di videoclip non esisteva. Il primo videoclip sarebbe arrivato 5 anni dopo rispetto a questa cosa. E quindi insomma, era già precursore degli antenati del videoclip, antenati non esageriamo, comunque almeno precursori da quelli che sono poi i videoclip, che poi oggi con le tecnologie che abbiamo oggi si lavora la metà. Nessuno girava la musica in quel modo. No, assolutamente no. A volte si andava in una cava, si facevano varie immagini, così parlavo della proghe, sì. No? Dove praticamente c'erano delle inquadrature che cambiavano, eccetera. Sì. Ma questo sono proprio, è un film praticamente, quindi il videoclip, per essere videoclip, deve essere una storia, un film. Siamo quasi arrivati alla fine. Lei si dedica inoltre alla regia per vari allestimenti di opere liriche, tra i quali 13 per il canale tematico Il Gambero Rosso. Quindi saltiamo anche nell'arte culinaria, oltre che quella lì. Sì, sì, perché vivo con una magnifica costumista e gourmet. Adriana, mia moglie, è una
cuoca rinomatissima e anche una costumista, credo tra le migliori che ho mai conosciuto. E le offrirono una serie di trasmissioni personali, monografie fatte tutte da lei di culinaria. E io approfittai per entrare e proporre una sintesi fra cucina e melodramma. Girammo una serie di documentari sull'opera e la gastronomia delle Marche, si chiamava Le ricette della lirica, funzionò molto bene, era molto divertente. Stavo leggendo una cosa che mi ha un po' toccato al cuore veramente, mi ha fatto fare un tuffo a me al cuore. Inoltre è per qualche anno docente di drammaturgia del melodramma, niente poco di meno che dietro via Mezzocannone all'Università Orientale di Napoli. Sì. Conosco, conosco benissimo, conosco I benissimo. seminari di opera che sto facendo ancora adesso all'Università Popolare di Roma, tuttora sono 10 anni All'Accademia Musicale Claudio quasi. Monteverdi, ovviamente, di Campobassi, e all'Accademia di Sì. Belle Arti di Reggio Calabria. Lei si gira tutta l'Italia in questo modo qui, proprio con Sì, l'attività che proseguirà, poi quella popolare di UPTER, che è quella di Roma. Attualmente lei è impegnato presso la UPTER di Roma in opere full immersion, ancora? Sì? Cominciamo il 25 con i nuovi corsi sul I Barbiere di Siviglia e seminari? sul Ballo in Maschera, i seminari sul Sullo spettacolo, Ballo in infatti. Maschera di Verdi, Ballo in Maschera di Verdi e Barbiere di Siviglia di Rossini. Io leggo qui istigazione e assuefazione al melodramma, che sono stati Certo, perché è ideati una da droga. lei e condotti, Sì, giusto? è una droga, il melodramma è una droga, l'opera è una droga, se ne rende conto soltanto chi lo conosce, poi quando si affeziona non ne può più fare a meno. E quindi è proprio istigazione e assuefazione, però è una droga buona che non Ma non è viene mai a fare un immorale, non è seminario, illegale. non verrà mai a fare un seminario qui a Come? Brescia, no? A noi. Beh, io vado, noi siamo quelli che vanno dove ci chiamano. Bravo. Faremo in modo di farla chiamare. E io leggo qui, penso che sia attuale, in corso la scrittura della sua nuova opera rock, Gioia. Sì. Siamo ancora Sì, dentro? infatti. Stiamo ancora scrivendo? Sono in fase di pre-strumentazione, diciamo, di ricerca del cast. Ho capito, ho capito. Finalmente vedo che c'è almeno un finanziamento di qualcuno, l'European Script Fund, nell'ambito del progetto Il della Gioia. libretto, sì. Il Almeno libretto ha. bisogna andare fuori dall'Italia per avere questi finanziamenti, chissà Purtroppo perché. è così. Lei è, come dicevamo, è docente presso l'UPTER di Roma e ogni anno propone tre corsi su melodramma, l'opera full immersion, cioè uno ci deve entrare Sì, dentro, proprio si deve dentro proprio mani immergere, e piedi, immerge fino al collo e anche oltre. presentando poi opere sempre diverse, no? Ma va, questo me lo devo procurare. Ad agosto 2013 è uscito lo spartito di Orfeo 9, Sì, non era mentre mai Giotto successo dai aprile tempi di. 2015 è uscito per la prima volta dopo 40 anni la produzione della versione cinematografica dell'opera il triplo DVD di Orfeo 9 contenendo il film e molti contenuti speciali. Quindi Sì, chi purtroppo è volesse. esaurito adesso questo. Ah, E questo è ecco. esaurito adesso, purtroppo è andato a ruba. Vediamo se riusciremo a rifarlo. Lo spartito invece è adesso. Stavo lanciando l'appello io. Chi volesse godersi tutto il panorama non fa altro che andare a Comunque, noi acquistare. siamo su Facebook, quindi potete trovarci come Tito Schipa Junior. Se arrivano le ordinazioni, se arriva l'interesse, si vede cosa si può fare. Insomma, è Possiamo importante che mettere ci sia in una richiesta. sovrimpressione, maestro, come fare a L'indirizzo contattarla? email, tutto quello che Va bene, perfetto. Mettiamo la mail, così poi dopo deciderà lei a chi rispondere, il nostro Info maestro. 2, Beh. allora, tanto vale che Info 2 che oggi lo Tito Schipa. Esatto. È la mail migliore per questo tipo di informazioni. Info 2 chiocciola titoschipa.it. Allora, info2@titoschipa.gmail, no? It. Punto No, IT. .it. No, punto IT, ha No, ragione. Mi ero chiocciola sbagliato. titoschipa. Abbiamo sì. Punto IT è già quella lì sostituita. Perfetto. Maestro, siamo arrivati alla fine di una chiacchierata. Abbiamo trascorso un'ora ridendo e scherzando, parlando brevemente di quella che è la sua storia. Come le dicevo, dovremmo fare 10 puntate minimo per andare nei vari dettagli, anche nella scelta musicale, della strumentazione, dell'elaborazione, del lavoro di studio. Oggi si fa tutto col computer.
si va tutto in digitale. Una volta si lavorava. Gioia. Impresa diretta al massimo col quattro tracce quando si cominciava. Poi per quelli proprio che potevano sul pollice, fare le tracce sul pollice, allora proprio sì. Ecco, vorrei far capire a questi giovani che non è semplice come ora, tagli e cuci, nel senso che loro con il mouse tolgono il pezzettino, mascherano il pezzettino, lo tagliano sulla traccia, sul programma che ha Logic, che hanno Wendo, ma lì tutti. Ecco, noi invece tagliavamo con la lametta e con le forbici e con la matita bianca per capire esattamente. Poi si andava con il Revox a fare così, a trovare. Dico bene? Certo. Ripeto, io la ringrazio soprattutto che mi hai fatto tornare indietro nel tempo quando ho cominciato anch'io, che avevo i miei 15 anni, 16 anni. Maestro, ma noi possiamo risentirci ancora o la chiudiamo qui e basta? No, quando volete, per carità. Una bella chiacchierata ancora sulla musica, faremo in genere, proprio. Sul panorama della musica. Intanto se volete dedicare una serata a passare Orfeo 9, forse funzionerà. Nel senso che so dove, in genere Orfeo 9 dove arriva tocca delle corde precise, quindi c'è sempre un risultato positivo, inaspettato. Quindi se volete dedicare poi una serata a presentarlo al vostro pubblico, penso che avrete dei riscontri imprevedibili. Benissimo, noi saremmo più che contenti di questo, quindi ci sentiremo poi per metterci d'accordo. Il tempo è tiranno, mi hanno fatto i segnacci anche perché dobbiamo dare spazio poi alla programmazione successiva. Certo. E quindi non mi resta che ringraziare a nome delle nostre teleascoltatrici e ascoltatori e rimanere d'accordo che quanto prima avremo ancora una serata con Tito Schipa Junior. Grazie maestro. Grazie a voi di tutto, veramente. Auguri, buon lavoro.